carissimi ascoltatori di Radio Maria, buongiorno a tutti e ben ritrovati a una puntata nuova della trasmissione di spiritualità. Siamo nel tempo pasquale e quindi all'augurio in particolare oggi unisco anche una preghiera perché possiamo incontrare il Signore risorto. E proprio perché siamo nel tempo pasquale, in questi bei 50 giorni in cui la Chiesa ci esorta, ci invita alla gioia e a riconoscere la presenza di Gesù risorto, ho scelto come tema, di cui parleremo oggi, un episodio del Vangelo in cui due persone sono in contatto con Gesù, quindi vedono Gesù risorto, non lo riconoscono, fanno fatica a riconoscerlo, poi lo riconoscono e il loro cuore esulta di gioia. Avete già capito a cosa mi sto riferendo. Mi sto riferendo ai due discepoli di Emmaus. Quindi vedremo l'itinerario, il cammino di questi due discepoli, che è anche il nostro cammino. Ecco perché questo passo del Vangelo di Luca è così importante, ha una rilevanza così grande, perché è il nostro cammino. I due discepoli non sono persone privilegiate, dei mistici che hanno delle visioni, è proprio, come dicevo, quello che succede anche a ciascuno di noi nel cammino della nostra esistenza. Entriamo allora dunque nel testo, entriamo nei personaggi, nella situazione, per rivivere insieme con loro l'incontro, questo magnifico incontro con Gesù. Dividerò il testo, si tratta del capitolo 24 di Luca, dividerò questo testo in cinque quadretti, in cinque punti, cinque quadretti che sono proprio le fasi dell'episodio. Il primo, il lamento delle perdite, piangere le perdite. Il secondo, la presenza del forestiero, che è la presenza di Gesù. Il terzo, l'invito, rimani con noi, l'invito. Il quarto quadretto, la comunione, cioè la mensa, stanno a tavola, riconoscono Gesù. E il quinto e ultimo è la missione, i due discepoli pieni di gioia si alzano immediatamente da tavola e tornano a Gerusalemme. Iniziamo allora dal primo di questi quadretti, il lamento delle perdite. Dice il testo che i due discepoli se ne tornano tristi ad Emmaus, lamentandosi tra di loro. Ecco, in questo cammino un po' sconsolato, i due così borbottano un po' tra di loro, lo diranno poi al forestiero: noi speravamo che fosse lui, ma purtroppo non era lui, perché sono già due giorni, tre giorni che è morto, e con la sua morte, è chiaro, è finito tutto. Quindi proviamo a entrare un po' in situazioni. In effetti, tornare nel paese dopo che erano andati via e riprendere le attività comuni e normali di prima non era una cosa semplice. Pensate se, ecco, uno dei vostri paesani, voi siete in un paesello di poche centinaia di anime, due partono e dicono: abbiamo trovato il Messia, e tutti a dire: ma va là il Messia, ma aspettate, cosa volete, provate prima. Questi invece vanno pieni di entusiasmo, seguono il Maestro, lo ascoltano, sono testimoni, ecco, dei suoi miracoli, eccetera. E poi con la morte cosa fanno? Devono tornare nel paese, perché per loro tutto è finito. E noi sappiamo che tornare nel paese, quando ti avevano detto: ma cosa state a seguire questi sogni, non è facile, perché la gente guarda fuori dalla finestra e dice: oh, ma guarda, oh, sono tornati quei due, oh, Cleopa e l'amico, l'avevamo detto noi, guarda lì che figura che hanno fatto. Sono stati degli illusi, quindi c'è l'imbarazzo di tornare in famiglia, in casa, a dire: cara moglie, in effetti mi sono sbagliato, caro figlio, caro papà, qui, beh, pazienza, eccetera. Quindi la delusione dei due non è soltanto, appunto, per aver mancato un appuntamento, ma anche la delusione e l'imbarazzo di dover rispondere poi di fronte al paese di questo falso, per loro, di questo falso progetto.
di Dio, appunto, andato a male. E quindi, ora che è morto Gesù, hanno perso lui, ma un pochino hanno perso anche se stessi. E se ci facciamo caso, questo cammino nella lamentela di quello che si è perso, essi avevano lasciato tutto, avevano conosciuto la gioia, avevano conosciuto un rinnovamento interiore. Ecco, avendolo perso, perché hanno perso Gesù, quindi hanno perso anche la loro speranza, hanno perso la loro gioia, hanno perso il Maestro. Avendo perso questo, tornano a casa lamentandosi, ma questo cammino, rimpiangendo le cose perdute, è il cammino proprio dell'uomo. Anche noi ci lamentiamo per le cose che durante la vita abbiamo lasciato, abbiamo perduto. Anzi, potremmo dire addirittura che la vita stessa, se ci pensiamo, è una lunga serie di perdite, cioè di cose che abbiamo abbandonato. Facciamo un esempio, cosa perdiamo nel cammino della vita? Per esempio, quando un ragazzo diventa adolescente o diventa giovanotto, perde la fanciullezza, perde il senso di protezione della famiglia, deve misurarsi col mondo. Quando un giovane comincia a lavorare, perde la spensieratezza, ecco, della fanciullezza. Col matrimonio, quando mi sposo, perdo le altre opzioni. Tu mi dici, sì, vabbè, ma ci guadagni una moglie. Ho capito, ma perdo tutte le altre. Beh, verrebbe da dire, è una scelta che faccio, e tutte le altre che ci sono in circolazione le lascio per strada. Le perdo, potremmo dire. Con la malattia, cosa perdo? Perdo la salute e quindi perdo l'indipendenza. Pensate chi poi è costretto a muoversi in pochi metri quadri o rimanere in un letto, perdo il dominio di me. Andando avanti con gli anni, con la vecchiaia che arriva, ecco questo lungo cammino, perdo un sacco di roba, perdo gli amici, perdo la salute, perdo l'importanza. Pensate un uomo quando va in pensione, a volte sento dire proprio dei drammi che succedono, non sono più importante per nessuno. Io mi ricordo mio nonno, un romagnolo di quelli col sangue turbolento che faceva l'imprenditore e all'età di 85 anni veniva giù da mia mamma e apriva la porta e diceva questa parola, non comando più. Ecco, sentiva il peso, il dramma di non comandare più, era abituato ad avere sotto di sé degli operai, eccetera. Cosa aveva perso? Aveva perso l'importanza, era un anziano ormai messo lì. Poi cosa si perde? Pensate nei fallimenti nella vita, fallimenti degli affetti, fallimenti nel lavoro. Si perde la sicurezza. Prima avevo degli appoggi, avevo un buon lavoro, avevo dei buoni amici. I fallimenti mi fanno perdere questo senso di sicurezza. Vedete, allora la vita è tutta una perdita, perdita dell'innocenza, perdita della sicurezza, perdita degli amici, perdita dell'amore dei familiari quando uno si allontana, oppure se va via dal paese, perdita del proprio paese. Un'altra perdita grave è la perdita, questo vale per i giovani, la perdita dei nostri sogni. La perdita dei sogni, quando uno aveva sperato di fare un buon matrimonio, di acquistarsi una buona posizione, di realizzare qualcosa di grande e vede che non gliela fa, che poi dopo passati gli anni è ancora che il pesce lesso di prima, la perdita dei progetti, delle illusioni. Questo è vero anche, può essere vero anche nella vita religiosa. Io pensavo di diventare un grande santo, di essere buono e gentile con tutti, e sono diventato invece uno che si lamenta per un nulla, vengo sgomentato. Tutta qua la mia santità, il progetto che avevo, passano gli anni, mi sembra di andare indietro anziché avanti. Ma direi di più, la perdita forse più grave, è quando si perde la fiducia. La fiducia in qualcuno, si perde una motivazione, forte, si allontana, non ho più fiducia, ecco che l'anima allora diventa
diventa chiusa, diventa ferma in sé. Questo è proprio dei due discepoli di Emmaus. Con Gesù avevano tutto, ora pian piano questo tutto non c'è più. Con lui abbiamo perduto la nostra stessa vita, l'oggetto forte della nostra esistenza. Bene, se queste perdite non sono nostre, voi mi dite, ma no, questo quadro è disastroso, fallimentare, va bene, non saranno forse le nostre, ma sono quelle della storia dell'umanità. Guardate le perdite degli altri, conoscete voi quelli che sono vicino a voi, i vostri amici, i vostri cari, chi non si lamenta di qualche perdita? Bene, allora, questo quadro, questo viaggio comincia con, ed è importante questo, importante perché poi vedremo come Gesù prende questa lamentela e la riempie di sé, quindi potremmo dire la lamentela è lecita, perché è il nostro quadro reale, è veramente quello che succede nella nostra vita. Allora le reazioni interiori, umane, le reazioni davanti a queste perdite possono essere due: o chiudersi appunto in un borbottio interiore nei quali noi siamo campioni, appunto questa macchina interiore che è un risentimento, una macchina di color nero, un taxi nero, come quelli che ci sono a Londra. Voi prendete un taxi e si ferma un taxi di color nero. Cosa c'è dentro questo taxi di color nero? Queste perdite, che si possono chiamare anche ferite della vita, provocano in me un certo risentimento, un certo, come dire, diamo delle colpe fuori da noi, ho perso questo ma è colpa del medico, ho perso questo ma è colpa della nonna, colpa della moglie, colpa della zia, colpa di tutti, e l'uomo così passa il tempo in questo risentimento, e il risultato finale qual è? L'indurimento di cuore. Guardate, siamo talmente abituati a questo che forse non sapremmo neanche immaginare una nostra vita senza lamentazioni. Io non so neanche come sarei se non ci fosse nulla di cui lamentarmi. Come sarei? Sono abituato a questo borbottio interiore. Perché questa risposta spontanea è la reazione spontanea. Perdite della vita, le perdite della vita, l'avevamo in mano, spariscono, la reazione umana spontanea è quella, ahimè, oibò, metapino, è quella proprio della lamentela. Questo quando entro nel taxi di color nero, però nostro Signore si avvicina e mi apre la porta e viaggia su un taxi di color bianco, ce ne sono anche nelle nostre città. Nel taxi di color bianco c'è la risposta delle perdite, quella risposta non spontanea, quella risposta non naturale. E Gesù ci invita a salire su questo taxi in cui ci spiega i motivi, o più che i motivi, ci aiuta, ci parla e ci dice come queste perdite sono necessarie. Quindi non sono opzionali, devono esserci, ma immediatamente lui le riempie con qualcos'altro, perché appunto a forza di togliere rimane il vuoto e uno cosa fa? Una festa finita. Se invece questo vuoto viene riempito, ecco che cosa fa il Signore nel primo passaggio in cui incontra questi uomini, discute con loro, parla con loro per riempire questo vuoto delle perdite. Allora la reazione non spontanea, quella del taxi di color bianco, è quella di dire sì, ci sono delle perdite, ma anziché indurire il cuore in una lamentela che non sa di nulla, o meglio che non risolve nulla nell'amara constatazione della pesantezza della vita, ecco che il Signore ci esorta a guardare queste perdite assumendoci anche la nostra autorità, dicendo sì, ci sono queste perdite, ma io me ne faccio in qualche modo anche
responsabile e invoco la pietà del Signore. Signore, abbi pietà, aiutami a capire come in questa lamentela, in questa perdita, c'è la tua divina presenza. Io l'ho citato diverse volte, ma lo ricito anche oggi, un bel episodio di Madre Teresa di Calcutta, la quale un giorno, un giornalista andò da lei e disse: senta Madre Teresa, faccio una domanda qui per il nostro giornale, quali sono secondo lei i grandi mali del mondo? E Teresa, Suor Teresa, si mise lì a pensare un po', forse il giornalista pensava che Madre Teresa dicesse: i grandi mali del mondo sono la fame, sono l'ingiustizia, sono la mancanza di equità, eccetera. Ebbene, Madre Teresa, dopo aver stato un attimo in silenzio, disse: i grandi mali del mondo sono due, io e lei. Brava Madre Teresa, perché vedete, i mali del mondo siamo due, io e lei, vuol dire che è dentro di noi la radice, ecco, del nostro male, e in noi, con la presenza del Cristo risorto, possiamo risolverlo. Gesù ci ha dato la risposta di tutti i nostri perché e ha messo dentro il nostro vuoto, il nostro nulla o anche il nostro peccato, ha messo dentro la forza del perdono e della resurrezione. Io spero che quel giornalista quel giorno, ecco, sia andato a casa con qualche problemino in più, dicendo, va dalla moglie e dice: ma sai cosa mi ha detto Madre Teresa? Che il grande problema del mondo sono io. Certo sono io. Se tutti gli uomini di adesso, in questo istante, i 6 miliardi di uomini sulla terra, potessero dire: il male che è nel mondo viene da me, è dentro di me, come ha detto anche Gesù nel Vangelo, e ci volgessimo a Lui con un Padre nostro dicendo: liberaci dal male, ma dentro di noi, non fuori di noi, chissà come, in un colpo solo, vero, ci sarebbe una trasfigurazione di tutto il mondo. Quindi vedete, in questo taxi di color bianco io riconosco la mia parte di responsabilità, e allora il cuore pian piano si spezza, quel cuore indurito, quella pietra, quel massiccio che è al posto del mio cuore, con la presenza di Gesù, con la sua grazia, con lo Spirito Santo, pian piano si scioglie. Bene, questa allora è il primo quadretto, teniamolo presente. I due vanno ed è la nostra stessa vita, lamentano le perdite della loro esistenza, in particolare la perdita più grave, la speranza, la fiducia, la gioia, che era tutta racchiusa nella persona di Gesù, il quale adesso ai loro occhi non c'è più. Entriamo nel secondo quadretto, a un certo punto che si intitola La presenza. A un certo punto si accorgono di non essere più in due, ma in tre. Uno sconosciuto si avvicina a loro, dice: cosa sono questi discorsi che state facendo? E iniziano appunto colloquio che ben sappiamo. Tu solo sei così forestiero, non sai cos'è successo, c'era un uomo, Gesù, noi pensavamo, speravamo fosse lui, ma ormai è morto, eccetera. E Gesù appunto, con quella espressione forte, stolti e lenti di cuore al capire le parole dei profeti, non bisognava che il Cristo morisse, e da lì comincia, ecco, la sua catechesi, la sua parola. Iniziando da Mosè e dai profeti, spiegò loro tutto quello che riguardava lui stesso, che era scritto nelle scritture. Innanzitutto vediamo questa parola, stolti, è piuttosto forte. Gesù, per farli entrare nel mistero, per scuoterli, prima di tutto dice quasi, non dico una parolaccia, ma insomma, se sentirsi dire stolti da uno sconosciuto, un momento, piano, noi abbiamo iniziato a parlare con te e tu subito ci dici stolti. Ma questa parola è una parola di risveglio: avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? Cioè, se uno mi dice stolto, io mi posiziono subito,
mi sveglio, ecco, magari sono lì chiuso nelle mie piccole considerazioni, arriva uno, mi dice stolto, è lento, tardo di cuore, eccetera. Ecco, ma questa parola forte del Signore Gesù fa bene, è una parola che risveglia un secchio d'acqua fredda in faccia, che ci fa uscire immediatamente dalle nostre piccole considerazioni e dice adesso ascoltate me, ascoltate quello che ho da dire, che riempirà, metterà questa vita nella perdita, nel buco nero delle lamentele per le perdite, ecco. Bisognava che il Cristo soffrisse, cioè dà il senso della sofferenza, dà il senso della vita. Pensate che a volte noi arriviamo in fondo alla vita senza aver scoperto il senso delle cose, senza nessuno che ci abbia accompagnato e detto stolto, ascolta, apri le orecchie, adesso ascolta il senso dell'esistenza. Gesù si unisce a noi e ci spiega il senso dell'esistenza, perché quello che noi vediamo non è il tutto della vita, quello che noi percepiamo non è la somma della realtà, è una parte, ed è la parte che ci fa più star male, ma è una parte. Ecco quello che fa Gesù, esorta a allargare lo sguardo, a capire tutto, ad abbracciare tutta l'esistenza, a darne il senso. La parola, allora, la parola di Gesù, la spiegazione di Gesù, l'omelia di Gesù su tutta la Sacra Scrittura, altro non è che entrare nella realtà globale dell'esistenza e significarla. Benissimo. Vediamo allora, adesso mi fermerò soprattutto su questo punto, che è veramente uno dei punti fondamentali. Quello che dice Gesù, quello che chiarisce Gesù nel cammino, è una parola che è una parola di Dio, qui è Dio che parla, quindi una parola, come posso dire, creativa. Voi sapete che la parola di Dio non è informativa. Vediamo allora la differenza tra parola informativa e parola creativa. La parola informativa, come dice, ci informa, ci dice cosa fare, dove andare, come fare, e in questa, nel nostro mondo pieno di comunicazioni, pensate al mondo della pubblicità, e sono tutte parole informative che ci mettono davanti dei suggerimenti. La parola di Dio non è informativa, la parola di Dio è creativa, tant'è che in ebraico la parola parlare e creare si dicono nello stesso modo. Ricordate all'inizio della Genesi, no? Dio disse luce e luce fu. Come Dio dice la parola luce, la luce si crea. Dio dice acqua e l'acqua si forma. Vedete, la parola di Dio crea quello che dice. È una parola creativa. Ecco allora, se prendiamo la parola di Dio, qualunque, nella Sacra Scrittura, oggi, come una semplice informazione, riducendola a un livello puramente umano, vabbè, quella allora sappiamo già come va a finire, l'ascoltiamo distrattamente, ci addormentiamo, diciamo, ma sì, ma questa l'ho già sentita, so già dove vuoi arrivare, questa sarebbe ridurre il testo, la Sacra Scrittura, è una semplice parola di informazione. Ben altra è la parola di Dio, ben diverso è il carattere di questa tremenda parola. È la parola che crea. E cosa crea? Crea la divina presenza. Ecco perché diciamo sacra parola, Sacra Scrittura, perché è santa. Quando dice crea, quando dice fa. Ed ecco perché i discepoli, mentre ascoltano, ancora non hanno riconosciuto Gesù, però cominciano a sospettare che questa parola è una parola un po' diversa, tant'è che dopo, alla fine diranno, non ci ardeva nel nostro petto il cuore mentre ascoltavamo quello che questo sconosciuto ci stava dicendo. Cioè, se il cuore arde,
cioè, è una parola che, come dire, mi è arrivata una parola che mi fa ardere un accendino. Se io butto un ticcione su delle foglie secche, queste si incendiano. Allora la parola di Dio è questo ticcione, le foglie secche è il mio cuore, e il mio cuore quando viene investito da una sola di queste parole, ecco che si incendia. L'esempio della parola di Dio, la parola di Dio è, come dicevo, suscita sempre un qualcosa di nuovo. Facciamo un esempio per chiarirci ancora di più sul nostro linguaggio umano. Una parola che potrebbe assomigliare, ecco, a questa di cui ho appena parlato, parola creativa, è per esempio se io, ecco, ho davanti una persona, la guardo un attimo intensamente e le dico, voglio dirti una cosa, io ti amo. Se io dico a uno, io ti amo, suscito immediatamente una certa reazione, questo si imbarazza, si posiziona, sta zitto, non sa come rispondere, ha piacere, non ha piacere, ma di fatto nel suo cuore c'è un piccolo sommovimento, prende atto di questo amore che io gli sto riversando, è un ticcione che gli ho tirato addosso. Ma altrettanto può essere una parola distruttiva, pensate se alla stessa maniera una persona che noi conosciamo viene da noi e dice l'esatto contrario, io ti odio. Mamma mia, sentire uno che mi dice io ti odio, ma e poi la sera non vado a letto, non riesco più a dormire, ma come io ti odio, ma mi distrugge, mi spezza, mi massacra. Anche questa, vedete, è una parola creativa nel senso opposto, nel senso di distruzione, cioè mi cambia l'esistenza, non me la dimentico mai più. Passassero 20 anni, io mi ricorderò che quel giorno quella persona mi ha detto quella parola che quasi quasi non vorrei neanche ripetere, tanto è distruttiva. Io spero che nessuno ve la dica mai, perché se uno ve la dicesse sarebbe veramente grave, sarebbe una ferita profonda, io ti odio. Bene, quello che dice Gesù, quello che dice Dio è invece una parola sanante. È una parola sanante, la parola di Dio fa ardere il nostro cuore, cioè crea. E cosa crea? Crea la sua presenza, con il suo Santo Spirito, la presenza di Gesù, una volta che mi parla non è più esterna, ma interna. Cioè è una parola, quella che mi ha creato, anche mi guarisce. Voi capite che quando nato, ma scusate tanto, quando io sono nato, l'atto del mio concepimento, andiamo in che anno, e l'atto del mio concepimento, sì, c'è la mia mamma, hanno fatto qualcosa, però di fatto la mia anima non me l'ha mica data il papà e la mamma, me l'ha data Dio, l'istante del mio concepimento, ecco, Dio ha infuso in queste poche cellule un'anima immortale e ha detto la parola fiat, ha detto la parola anima. Oppure ha detto la parola Serafino, pensate come volete. E quando ha detto quella parola, ecco, è nata una persona, il sottoscritto. E così anche ciascuno di voi. Ebbene, quella stessa parola continua, non è mica finita, è una parola che sana e ricrea. Allora, ne viene che cosa? Che l'atteggiamento principale del cristiano è la ricezione di questa divina parola. Questa parola non è, come dire, detta una volta e basta. Tutti i giorni questa parola viene a me e il mio atteggiamento è di farmi ricreare, riplasmare, farmi riardere nel profondo. Vedete l'episodio di Marta e Maria, è bellissimo perché Marta è tutta affaccendata, prepara da mangiare e Maria se ne sta seduta ai piedi di Gesù e si becca il rimprovero di Marta. Ma che cosa sta facendo Maria? Ascoltando una parola informativa, Gesù che dice ieri sono stato a Cafarno, ho visto Pietro, gli ho tirato la barba, ho visto il fariseo, eccetera. No, Gesù non racconta
a Maria qualche aneddoto, ha una parola che in quella che era stata la peccatrice, questo, che ha questo bisogno, questo vuoto interiore, bisogno di essere ricreato, ritemprato, rifatto. Ecco la parola di Gesù che scende come rugiada nel cuore di Maria di Magdala, Maria di Betania. E Maria cosa fa? Ascolta, ma tirarla via da lì ci vorrebbe la gru. Infatti Maria non dice niente, ma potrebbe dire alla sorella, senti, ma abbiamo qui il maestro, sì, dopo mangeremo anche un po' di pane e salame, però ascoltiamo adesso questo universo che si sta ricreando sulla divina parola, non umana. Che bello questo episodio, se potessimo capirlo. Ecco perché Gesù esalta Maria e dice, Marta, rilassati anche tu, vieni qui a farti ricreare in questo oceano di fuoco che è la parola di Gesù. Bene, allora l'anima, cioè la persona, che cosa fa? Prima ascolta, prima si fa ricreare e poi agisce. Poi anche Maria dopo si alza e serve a tavola. Dopo avere ascoltato la parola rigenerante, agisce secondo quella parola. Ed ecco perché Don Divo Barsotti, e voi sapete, io faccio parte della comunità fondata da lui, diceva che la contemplazione è l'anima dell'azione, cioè viene prima la vita contemplativa della vita attiva, cioè vanno insieme, intendiamoci, ma il primato, potremmo dire, è l'ascolto di questa parola, come anche Gesù dice, io faccio sempre e opero quello che ho veduto fare dal Padre mio. Quindi potremmo dire che lo specifico proprio del cristiano non è l'attività, o meglio, l'attività altro non è che il frutto, la conseguenza, l'operare logico, ma se non ho prima ascoltato, non ho prima capito il perché devo agire così, non ho in me questo fuoco sacro, sì, posso agire, mi possono dire fai così, fai così, fai così, ma si esce poco dal discorso della legge, quindi è come dire, un'attività è solo conseguenza. Guardate, si può essere molto attivi nell'attivismo, che può anche avere una connotazione negativa, anche nella preghiera. Pensate per esempio, si fa a fare un po' di adorazione e si riempie l'adorazione di parole, di canti, di letture, eccetera, perché abbiamo un po' di timore di star soli col solo, di metterci in questo ascolto profondo. Signore, dimmi quella parola che oggi è per me, che oggi mi crea, che oggi mi dà il senso della mia esistenza. Ma per far questo bisogna stare in silenzio, quel silenzio intimo interiore. Quella volta che andai a fare un'ora di adorazione in una parrocchia del Veronese, dell'Alta Italia, mi ricordo, fu invitato a fare un'ora di adorazione. E in sacrestia c'era tutta la chiesa, la gente in chiesa, mentre mi preparavo c'era anche il parroco lì vicino a me, gli dissi va bene allora padre, allora faremo così, io faccio un'introduzione e poi facciamo, cioè, durava un'ora, tre quarti d'ora di silenzio e una preghiera finale, mi dice, oh ma tre quarti d'ora di silenzio, è troppo, no? I miei parrocchiani non ce la fanno, si annoiano, va bene allora facciamo così, faccio delle preghiere, poi mezz'ora di silenzio, e preghiera finale. No, mezz'ora, no, ma non se ne parla neanche. Io lo facevo come Abramo che tira sempre indietro il numero delle persone giuste. Allora non facciamo mezz'ora, facciamo 20 minuti. No, 20 minuti sono troppo. Insomma, tira e molla. Alla fine abbiamo fatto 50 minuti di parlato e 10 minuti di silenzio. Però vedete, il parlato è sempre l'attività, anche nella preghiera, sull'ascolto, cioè sulla contemplazione, su quel silenzio intimo per il quale il mio maestro adesso mi ricrea. È importante questo, quindi l'attività sì, è necessaria, a volte ci fa anche bene, diciamo, ma la preghiera di Gesù è una preghiera solitaria, se ne andò sul monte di notte solo a pregare. Poi, quando era pieno dello Spirito del Padre, ecco che Gesù opera. San Tommaso d'Aquino,
disse questa espressione che per me è stupenda: le azioni del cristiano sono più dello Spirito Santo che proprie. La ripeto, le azioni del cristiano, il mio agire, è più dello Spirito di Dio che mio. Ma questo è proprio vero. Cioè lo Spirito Santo mi parla, mi dice qualcosa, mi ricrea, mi costituisce e dopo io agisco. Ma allora quell'opera lì è opera dello Spirito. Infatti l'opera del santo è abissalmente diversa dall'opera del non santo. L'opera del santo veicola quello Spirito Santo che è in lui. Ma lo Spirito Santo che è in lui, da dove l'ha preso? Non l'ha mica comprato al mercato. L'ha preso dall'ascolto, dalla ricezione umile, positiva, bella di Dio. Vedete, i santi sono tutti dei grandi contemplativi. Questo, anche i santi della vita attiva, intendiamoci. Questo è vero, tant'è vero che nelle apparizioni della Madonna, nelle apparizioni mariane, se ascoltate bene, che cosa? La Madonna insiste moltissimo, o meglio, tutti i messaggi insistono molto su questa parte, come dire, mistica dell'azione cristiana. Perché lo Spirito vuole guidare il mondo, ma non in maniera mondana. Pensate per esempio a Fatima. La Madonna parla della Russia, la Madonna parla del comunismo, la Madonna parla di attentati. Quindi vuol dire che si interessa della vita del mondo. Certo, potremmo dire, è la parte attiva quella. Ma cosa dice ai pastorelli? Fate degli interventi, fate degli incontri, radunate le sedi diplomatiche di tutto il mondo. No, pregate e fate penitenza, ascoltate quello che dice Dio. Cioè, se Dio viene in voi, è poi Lui che agisce attraverso di voi. Quindi vuol dire che l'azione cristiana, alla fine, è mistica, perché ha la sua fecondità. La mia azione ha la fecondità nell'accettare l'ispirazione divina. Quindi vedete che la vera azione, allora potremmo dire, qui provoco un po' se vogliamo, sono un monaco e devo spezzare questa lancia, devo provocare un po'. La vera azione dell'uomo è la sua passività davanti a Dio. Il mistico è colui che patisce Dio. È colui che in silenzio davanti a Dio si lascia fare, si lascia plasmare e una volta fatto e plasmato agisce. Ma quando agisce, cari amici, le sue parole sono parole di fuoco, vengono da di dentro, c'è Dio dentro di lui, c'è l'azione dello Spirito, non è più, quasi più un'azione umana, ha ragione San Tommaso d'Aquino, l'azione del cristiano è dello Spirito Santo. Quindi vedete che il linguaggio di questa passività cristiana ha come centro l'amore di Dio. È un po' la visione di Chiesa che c'è nell'Oriente cristiano. Se voi andate nell'Oriente cristiano, in Russia, eccetera, e dite definiscimi la Chiesa, loro vi danno questa definizione. La Chiesa è il popolo di Dio radunato attorno al Vescovo. Come dice, questa dimensione di popolo di Dio attorno al Vescovo che ascolta la sua parola. Quindi non la vedono come un insieme di apparati organizzativi o un insieme di commissioni. Questa non è la visione che hanno nella parte orientale del mondo. Quindi, vedete, nelle apparizioni, come dicevo, prevale questo aspetto della Madonna che parla della Madre di Dio. Ascoltate, convertitevi, pensate alla Salette, è tutto il messaggio di la Salette, l'apparizione della Madonna nel 1846, è tutta sui primi tre comandamenti, cioè avere Dio al primo posto, non bestemmiare il nome di Dio, ricordarsi di santificare le feste, questo è il messaggio. Perché? Perché il tema dominante è la salvezza delle anime. Salvezza delle anime. Quindi quando io ascolto mi lascio giudicare da Dio. Certo, ma io voglio essere giudicato. Quindi se il Signore mi dice stolto
e tardo di cuore. Hai ragione, Signore, qui ho perso un po' i riferimenti. Dimmi la tua parola. Gesù, dimmi la tua parola che mi ricrea. Bene, terminato questo lungo passaggio della parola di Gesù, andiamo rapidamente sugli ultimi tre quadretti. Abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo, una ventina di minuti. Il terzo, invitare lo sconosciuto. La casa, appunto, dei due discepoli di Emmaus, finalmente sono arrivati a Emmaus, entrano nella casa, la casa è il luogo dell'intimità, non c'è più la polvere della strada, dentro le quattro pareti, ecco, non c'è il giudizio degli uomini. Questi discepoli hanno già il cuore scaldato, ma dicono una cosa molto importante: rimani con noi. Cioè lo sconosciuto fa per andare oltre, ma loro lo trattengono, gli tirano la maglietta e dicono no, rimani con noi. Quindi Gesù va invitato, se no se ne va. Gesù dice la sua parola di fuoco che incendia i cuori. Loro non sanno ancora che è Gesù, ma è talmente bello quello che hanno sentito. Si sta aprendo un orizzonte dentro di loro che non avevano sospettato e dicono, no, questo non deve andare via, andiamo oltre, cioè approfondiamo questo discorso, è bello stare con te, quindi non proseguire. Allora, lo sconosciuto diventa poi conosciuto quando io lo prendo nella mia intimità. Qui non è più una casa di mattoni, ma quando io lo prendo nel mio cuore. Quindi non è ancora finita la scena. Cioè, se io mi faccio ardere il cuore, ma poi quello se ne va, il cuore facilmente ritorna tiepido. Forse anche noi abbiamo fatto degli incontri nella nostra vita con persone che ci hanno fatto ardere il cuore. Non so, abbiamo incontrato in treno, una volta si parlava in treno, adesso ci sono tutti che ci sono compartimenti un po' diversi, e poi tutti fanno gli affari un po' loro, tra telefonini, eccetera. Ma io ricordo, io ho fatto dei viaggi in treno, c'erano gli scompartimenti, no? Si salutava, eccetera, poi io con l'abito facilmente la gente comincia a parlare e ho fatto degli incontri interessantissimi, ho fatto anche delle confessioni in treno, vedendo il sacerdote, a volte io vedo qualcuno che mi guarda in un modo un po', come dire, a chiedere qualcosa, allora io così gli dico, ma ha mica bisogno, ci vuole mica confessare, e ne ho fatte di confessioni in treno, una volta ne ho fatta una anche in aereo, figuriamoci, una hostess. Ho confessato una hostess in aereo, e vedevo che guardava, girava su e giù, e c'era un posto vuoto vicino a me, si siede la hostess vicino a me, e io quando la vedo sedersi dico, ma e cosa fa questa? Una hostess che si siede, non l'avevo mai vista, e comincia a parlare, mi dice, ma lei è un sacerdote? Dico, sì, senta, mi vorrei confessare. Abbiamo fatto una confessione a 10.000 metri d'altezza. E le altre hostess la guardavano e forse borbottavano e dicevano, ma che fa quella anziché passare su e giù con le bibite, si mette a parlare con uno di quelli che vanno in aereo. Questo per dire come è l'importanza dell'abito innanzitutto, ma poi anche non basta un incontro, bisogna sedersi, invitare. Quindi se io ho incontrato una persona che mi ha fatto ardere il cuore, vado a casa e dice, oh, oggi ho incontrato una persona veramente speciale. Però chissà dov'è, chissà che fine ha fatto, ha proseguito nel viaggio, io sono sceso dal treno. Quindi la vita è bella, è piena anche di tanti belli incontri, ma se non diventano profondi, questi incontri poi finiscono, il viandante prosegue e io l'ho perduto di vista. Quindi Gesù va invitato solo quando dico rimani con me, la vita veramente cambia, perché non è più, e lo vediamo appunto nell'incontro finale, non è più un ascolto che mi ha entusiasmato, ma adesso diventa una presenza stabile, io entro in lui e lui in me, quindi il momento veramente decisivo
della vita dei discepoli e della vita di ciascun uomo, della vita nostra, di voi che state ascoltando in questo momento, magari andando in macchina, anche per esempio se state venendo qui a casa San Gregorio, l'incontro, il momento decisivo è quando io dico: Signore, rimani con me. Io mi rendo conto che sono solo, non ho mai capito il senso di queste mie perdite, ora lo sto capendo, ma dalla tua bocca esce una parola nuova che mi sta entusiasmando: rimani con me. I discepoli non dicono: è stato bello, grazie, arrivederci. I discepoli dicono: ti ho sentito, ti ho visto, vieni nella mia casa, vieni a vedere come vivo, vieni a mangiare alla mia mensa. Allora vi chiedo, voi volete davvero che Gesù venga nel vostro cuore? Guardate che se non volete, se ne va, se ne va. Se voi non volete Gesù, se ne va. Diceva Kierkegaard, Gesù non vuole ammiratori, vuole dei seguaci, non vuole degli applausi, bravo, hai fatto una bella predica. No, Gesù vuole entrare nel nostro cuore. Voi volete che Gesù entri nel vostro cuore? Se lo volete, dovete solo dire questa parola: Signore, rimani con me. E lui rimane. Mica dice: no, devo andare, faccio tardi, devo andare nel paese successivo, grazie, arrivederci. No, l'Eucarestia, l'incontro con Gesù, richiede questo invito. A volte si dice: andiamo a messa, è Dio che ci chiama. Venite, fratelli, alla casa del Signore, il Signore ci chiama. Sì, beh, questo è vero che il Signore ci chiama, ma è vero anche il contrario. Cioè, sono io che chiamo Lui. Vieni, Signore. Sì, fisicamente devo uscire di casa, andare in chiesa, però mi servirebbe poco se io, arrivato sulla soglia della chiesa o seduto su quella panca, non dicessi: Signore, adesso vieni tu. Io ci metto qui il corpo, lo spirito, la fede, il cuore aperto, eccetera, eccetera. Ma se tu non vieni, come faccio a stare con te, a incontrarti? Quindi io non voglio che tu sia uno sconosciuto. Non voglio che tu sia un pellegrino, un viandante. Io voglio che tu mi conosca. E voglio che io ti conosca. Da me voglio te. E da te voglio me. Ma che bello questo, ma che meraviglia, questo invito che Gesù attende dal nostro intimo. È una bella differenza tra ammirare l'uomo Gesù, predicatore, alcuni dicono un grande uomo, e sì, buonanotte al secchio e ai suonatori, che me ne faccio dei grandi uomini. Qui c'è uno che invece si siede alla mia mensa, è il mio Dio, mi vuol dare ben di più, la parola è preparatoria. La parola è preparatoria, la parola esige adesso l'incontro. Quarto punto, quarto quadretto, entrare in comunione. Gesù prende il pane, benedice, spezza e lo offre. È quello che fa di se stesso, cioè prende se stesso, benedice se stesso e benedice anche gli uomini, spezza se stesso. Offre se stesso. Offre vuol dire vuole essere nostro cibo. Appena offre se stesso, si dice che i due lo riconobbero. Allora qual è il luogo del riconoscimento? L'Eucaristia. Egli ci aspetta lì, nell'incontro. L'Eucaristia è questa fame di Dio, ma anche questa è la fame di Dio dell'uomo. Cioè, io ho fame di Dio, ma anche Dio ha fame di me. Mi vuole. E io lo riconosco, l'unione avviene nel momento in cui Gesù offre se stesso a me. Dice il Salmo: apri la tua bocca, la voglio riempire. Andare all'incontro con Gesù e non fare la comunione mi sembra una cosa piuttosto strana. Certo, se uno ha coscienza di peccati grossi si deve confessare, intendiamoci, comunione è il corpo di Dio, ma è lì che lo riconosciamo veramente. È lì che veramente avviene l'unione e l'incontro. E quando finalmente mi sono unito a Lui, Egli sparisce. Ma perché
sparisce, per vivere in noi, non è che fa un atto negativo, tant'è che i due sono pieni di gioia, cioè quando Gesù sparisce, a noi sembra triste, per dire, ma dove sei finito, ma no, rimani, è bello, no, perché quella fase lì di preparazione, di incendiamento del cuore, è quella porta all'incontro, l'incontro poi è nell'intimo, per cui questi due hanno Gesù nel cuore, la luce da esterna è diventata interna, sono pieni di Dio, sono pieni di luce. E quindi è giusto che sparisca agli occhi per farsi presente all'anima, anzi diventa la mia stessa vita, diventa più intimo a me di me stesso. È in noi nel suo corpo vero, escatologico, che non è il corpo della materia, è il corpo di Cristo, corpo vero, corpo escatologico, si chiama così, corpo mistico, che come dire, è come se, scusate, è come se si accendesse improvvisamente una grande luce, noi non vediamo più nulla, come accecati, e diciamo non c'è più, non so, un oggetto davanti a noi, non lo vedo più, non è che non c'è, non lo vedo, ma c'è. Nel caso di Gesù, appunto, questa luce si è accesa dentro e io ce l'ho, vivo in unione e in comunione con Lui. Capite allora che la parola non si può fermare a se stessa, deve entrare all'incontro, deve dare questa dimensione di incontro. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Quindi chi si nega all'Eucaristia, si nega a questa unione ineffabile, profondissima, in cui Gesù è in me e io in Lui. E noi questo lo viviamo, lo accettiamo per fede. Vediamo l'ultimo punto che si chiama la missione, cioè andate e annunziate, cioè quando Gesù sparisce agli occhi e c'è questa luce enorme che adesso vive dentro i due discepoli, e lo sconosciuto non è più sconosciuto, non ci sono più le perdite, perché hanno ritrovato improvvisamente in un colpo solo tutte quelle perdite di cui si lamentavano nei 12 chilometri da Gerusalemme a Emmaus, questa serie lunga di lamentele, ecco che diventa il come dire, non hanno più ragione di essere, sono piene, il buco, il vuoto è stato riempito. Quindi se Gesù vive dentro di me, ecco che sono persone nuove, sono pieni di gioia, perché? Perché è vivo, l'hanno visto vivo, tant'è che si alzano, lasciano tutto così com'è, tutto apparecchiato, corrono, hanno fatto 12 chilometri lamentandosi, ne fanno altre 12 di corsa perché sentono il bisogno di andare da Pietro, di andare dagli apostoli e dire l'abbiamo visto vivo, quindi tornano senza paura, senza stanchezze. Quando uno ha una grande notizia da dare, non conosce stanchezze, va come un pazzo, come un folle, dice a tutti, l'ho visto, e l'ho visto vivo. Quindi vedete che anche la stessa comunione non è la conclusione, non è conclusiva, non è l'ultimo passo del capitolo di Luca. L'ultimo passo è l'annuncio, cioè una volta incontrato, una volta visto, vado dai miei, vado da casa mia, dai miei amici, da Pietro e compagni, e appunto grido che l'ho visto. E la prima missione, il primo annuncio è proprio con quelli di casa, del nostro ambiente, cioè gli undici, che sono sfiduciati. I due discepoli di Emmaus, che si lamentavano, avevano lasciato un lamentificio nel cenacolo. Gli undici erano là che si lamentavano, anche loro dicevano, ma è morto, ma è, cosa facciamo, ma adesso che si fa qui, se usciamo mettiamo il naso fuori, ci ammazzano. E quindi i due irrompono nel cenacolo, dove c'è il lamentificio, e dice, no, l'abbiamo visto vivo. E proprio, come dire, l'annuncio dato in casa è più difficile perché ci conoscono, ci vedono. Cioè l'annuncio dato a degli estranei forse anche più facile, perché quelli di casa vedono se questo annuncio ci ha trasformati o meno, cioè in altri termini se veramente ci crediamo o no. Predicare in casa è la cosa più complicata, perché appunto ci conoscono e ci dicono, ma dimostra tu per primo di essere cambiato. Bene, allora la comunità che cos'è?
la casa, il luogo dove noi viviamo. È il luogo in cui noi raccontiamo gli uni agli altri l'apparizione del Cristo per dirci: è vivo, io l'ho visto. E allora ci rafforziamo gli uni agli altri, quindi anche le nostre assemblee, le nostre preghiere non devono essere così mezze morte o lamentazioni, o libro delle lamentazioni, ma il dirci, il riferirci l'uno con l'altro che l'abbiamo visto vivo e lo diciamo a un mondo che non ha più speranza. Noi non temiamo il pessimismo, sappiamo benissimo che entriamo in un mondo dove ci si lamenta, perché chi non ha Dio, chi ha perso Dio dall'orizzonte, ma cosa gli rimane? Cosa gli rimane? Sì, il lavoro, sì qua, sì là, però si perde tutto. Quindi quando un uomo è intelligente, anche se ha miliardi, si rende conto che prima o poi li deve lasciare, li deve perdere, qualche tristezza gli viene, allora si aggrappa ancora di più a questo che ha. Allora noi andiamo da questi uomini, che sono pieni di lamentele e di paure, diciamo semplicemente come discepoli di Emmaus, ma che sono questi discorsi che state facendo tra di voi? Diciamolo pure, io l'ho visto vivo, l'ho visto, ho visto i suoi occhi, ho visto il suo volto. Voi mi direte, ma allora io non l'ho mica visto, se tu mi dici questo, tutto questo entusiasmo, non ce l'ho, non lo sento. Ecco, cari fratelli, allora questo è il problema, questo è il vero problema, se non l'abbiamo visto, la nostra predicazione diventa noiosa, diventa morta, diventa stanca. Guardate, qui ho un bellissimo libretto, e stiamo verso la conclusione, ma me l'ha regalato un amico qui di Torino, un giovane scrittore di Torino, si chiama Claudio Dalla Costa, questo amico, e ha scritto un libretto, Avete finito di farci la predica, no, è bellissimo perché ha fatto, lui per 6 anni è andato in giro in tutte le chiese e ad ascoltare ogni domenica un'omelia diversa, dopo 6 anni dice il risultato delle nostre omelie, delle omelie che ho ascoltato è abbastanza triste perché ci si annoia, ho visto gente annoiata e così, e allora ha scritto un piccolo saggio che si intitola Avete finito di farci la predica, che è veramente delizioso. Io lo regalerei a tutti i sacerdoti, perché non c'è solo una critica a dire lo stato delle nostre omelie domenicali è di basso livello, ma poi dà dei suggerimenti e cita anche dei santi che quando appunto predicavano avevano il Savonarola, Fulton Sheen, San Bernardino da Siena, avevano migliaia di persone che li ascoltavano. E allora lui dice, ma come mai questi avevano migliaia di persone? Vi leggo un passo, perché veramente questo libretto è delizioso. Si racconta che San Cesario di Arles predicava raramente, ma quando era il caso bisognava chiudere le porte per impedire ai fedeli di sottrarsi al supplizio. Appunto, a volte succede, l'intellettuale Carlo Bon nel 61 definì la predica il tormento dei fedeli, chi osserva le persone uscire dalla messa domenicale si accorge subito che non hanno l'aria festosa, sto leggendo una pagina di questo libro, talvolta danno l'impressione di essersi liberate da un peso, quasi mai si legge sui loro volti ciò che andava ricercando lo scrittore Julian Green prima di convertirsi. Lo scrittore si metteva fuori dalle chiese al termine delle messe e si domandava, ma se questi credono veramente a quello a cui partecipano, dovranno venire fuori di qui con facce splendenti, occhi incendiati di luce, il fuoco nel cuore. Ma rimaneva deluso perché vedeva volti tristi, musi lunghi e chiacchiere futili. La cosa che più preoccupa è che se ci si appostasse adesso nei paraggi delle nostre chiese, il risultato forse sarebbe identico. E poi qui cita una frase del cardinale Spidlick, il motivo per cui la Chiesa ha posto il credo dopo l'omelia è per invitarci a credere nonostante ciò che abbiamo ascoltato. No, questa di Spidlick è un po', è tosta, è salata, il credo, il messo dopo l'omelia apposta per dire ma nonostante tutto credo lo stesso. E cito ancora perché è simpaticissimo questo libro, dice noi dobbiamo dare agli uomini la buona notizia, la loro salvezza, non architettando con chiacchiere o vaniloqui oziosi, retoriche
o tediose tiritere. Noi, qui cita Giuseppe De Luca, un altro sacerdote, veramente con una penna bellissima. Noi abbiamo annoiato il mondo anziché salvarlo. È interessante questo. La mancanza di Dio, evidentemente, è la mancanza di Dio nell'anima tua. E dice il Dalla Costa, ma ha usato un linguaggio semplice, diretto, capace di incantare l'uditorio. Bisogna che gli uomini preposti al servizio della parola di Dio siano capaci di chiedere la grazia anche di far gustare le cose di Dio. E c'è quest'ultima citazione simpatica dell'Apostolo Paolo, dice, a volte si dice che appunto nel famoso episodio degli Atti degli Apostoli un ragazzo di nome Eutico stava seduto sulla finestra, fu preso dal sonno profondo mentre Paolo continuava a conversare e sopraffatto dal sonno cade dal terzo piano, venne raccolto morto. Allora Paolo scese giù, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse non vi turbate, è ancora in vita. Poi risalì, spezzò il pane e dopo aver parlato ancora molto ripartì. No, lo scrittore cita, certi preti fanno a gara nel seguire San Paolo per far morire di sonno i fedeli, con la differenza aggravante, non sono capaci di far risuscitare dai morti i malcapitati fedeli. E dice ancora, in un'antica storiella ebraica si racconta, il racconto dei Cassidim. Mio nonno era storpio, una volta gli chiesero di raccontare qualcosa del suo maestro. Allora egli raccontò come il suo maestro, il grande Baal Shem, solesse, era uso, saltellare e danzare mentre pregava. E mio nonno, mentre raccontava questo, si alzò e raccontò, e nel racconto fu così trasportato che ebbe bisogno di mostrare a tutti come faceva il maestro, mettendosi a saltellare e danzare come faceva il maestro, e da quel momento guarì. Così vanno raccontate le storie. Sul muro dell'abbazia francese di Sylvanet è riprodotto un poema che recita, lo studioso ha detto al mandorlo, parlami di Dio, e il mandorlo è fiorito. Bene, cari amici, il tempo a mia disposizione è terminato, l'augurio che posso fare è quello di avere questa parola capace di incendiare, perché abbiamo Dio nel cuore. Ma il passaggio è quello dei cinque quadretti. Si parte dalla lamentela delle perdite, la presenza di Gesù che parla, l'invito di Gesù a rimanere, la comunione con Lui, la missione, torniamo nel nostro ambiente a dire che l'abbiamo visto dentro di noi, l'abbiamo gustato e percepito, e quindi annunciamo al mondo che c'è una speranza viva. Colui che toglie i peccati del mondo è vivo. È presente, è attuale, si dona a noi. Il suo nome è uno solo, Gesù. Bene, adesso grazie, chiediamo alla regia di Radio Maria di mandare uno stacco musicale, proviamo ancora una mezz'oretta come al solito, chi vuole intervenire, fare qualche domanda su questo bellissimo passo o qualche testimonianza. A voi la linea.
Ecco, siamo in linea, abbiamo già una prima chiamata, sentiamo, pronto? Pronto? Ascolti padre, io sono una catecumena, ho 24 anni di cammino, mi chiamo Filippa, telefono da Catania. Ascolti, io ho partecipato a un seminario del rinnovamento nello spirito, mentre noi catecumeni siamo a guardare il nostro ombelico, guardandoci sempre che siamo peccatori, peccatori, e viene poco nominato lo Spirito Santo, mentre io sono stata in questo seminario del rinnovamento dello spirito carismatico, ho vissuto la gioia e la liberazione. Perché? Sì, la nostra Filippa di Catania ci rende partecipi di una sua esperienza. Beh, diversi movimenti della Chiesa sottolineano qualche aspetto particolare. È chiaro che Gesù ha lasciato la grande Chiesa in cui c'è tutto, però non si può negare che la sensibilità dei singoli fedeli può privilegiare un certo aspetto piuttosto che un altro. È chiaro che la gioia dell'incontro con il Signore, nell'invocazione dello Spirito Santo, nel gruppo del rinnovamento dello Spirito, puntualizza un pochino di più questo ultimo aspetto che abbiamo appena narrato dei discepoli di Emmaus, cioè il fatto che dopo l'incontro parte questa, chiamiamola così, testimonianza, evangelizzazione, eccetera, che è appunto il grido, abbiamo visto, e quindi dare al mondo questo segno della speranza. Ma è anche grandiosa la parte di cui abbiamo anche trattato a lungo, cioè questo farsi impregnare della parola di Dio, che è proprio dei monaci, che è proprio di coloro che lo vogliono conoscere, lo vogliono ascoltare nel profondo e quindi meditano come Maria di Betania, meditano nel profondo quello che il Signore suggerisce e ispira loro. Allora facciamo così, prendiamole queste esperienze, prendiamole tutte nella sua globalità, cerchiamo di viverle tutte e di percorrere tutti i vari passaggi, cioè dal trasformare il mio lamento in danza, come dice anche il Salmo 85, hai mutato il mio lamento in danza. Quindi tutte le esperienze sono positive e belle se portano come risultato questo riconoscimento ultimo di Dio, questo bisogno assoluto di comunicare con Lui e poi di vivere come figli di Dio laddove il Signore ci vuole, dove ci ha mandato. Grazie alla nostra Filippa di Catania. Sentiamo un'altra chiamata. Pronto? Pronto, buongiorno padre Serafino, mi chiamo Giovanna, telefono da San Benedetto del Tronto. Sì, Giovanna. Sono del rinnovamento, sono contentissima di appartenere al rinnovamento nello spirito, sono contenta di ascoltarlo ogni volta che apro la radio perché veramente mi allarga il cuore. Le dico che il suo senso di umorismo anche, che noto veramente grazie. Signore. Allora padre, io la domanda che volevo porle è questa, il termine inferno, ecco, volevo un po' ascoltare lei su questo concetto, la ringrazio. Concetto dell'inferno, l'inferno sì, è chiaramente la scelta dell'uomo che si ribella a Dio, che pur avendo intravisto e conosciuto la via della salvezza, della libertà, della liberazione appunto dal male, si incaponisce, si intestardisce e preferisce piuttosto rimanere chiuso nella sua negazione, che poi nel suo orgoglio, diciamo, di dire no, io sono principio a me stesso, io ho ragione, io non mi piego, io non dipendo. C'è una bella espressione che ho citato anche altre volte, in paradiso ci sono tutti i difetti tranne uno, l'orgoglio, e all'inferno ci sono tutte le virtù tranne una, l'umiltà. Questo vuol dire che in paradiso ci sono tutti i peccatori tranne Maria Santissima e sono tutti, come dire, tutti noi abbiamo conosciuto e conosciamo il peccato purtroppo. Ma ecco, chi si salva, i salvati, i santi o coloro che vanno in cielo, in paradiso, al termine della vita, sono coloro che umilmente si affidano alla misericordia di Dio, ecco, e chiedono umilmente perdono, riconoscono i limiti, gli sbagli, eccetera. E Dio che perdona, e Gesù è il giudice, il perdonatore, accoglie la richiesta. Chi invece, appunto, non vuole,
vuole questo perdono, Dio stesso dice: se non lo vuoi, io non posso dartelo perché non lo vuoi, e rimane chiuso nel suo orgoglio. Un'altra volta dissi questa espressione e contestai un po' chi diceva: alla fine del giudizio universale, alla fine dei tempi, Dio andrà all'inferno, aprirà la porta e dirà: tutti su, io sono l'infinita misericordia, tutti su, tutti salvi. No, questo non avverrà perché, dicevo, se anche succedesse, se anche il Signore alla fine dei tempi andasse alle porte dell'inferno, le aprisse e dicesse tutti su in paradiso, quelli che sono lì direbbero: no, noi non veniamo, noi vogliamo star qui, piuttosto che piegarci stiamo qui. Quindi di fronte a questa pervicacia, di fronte a questa volontà perversa, Dio stesso non può far nulla, perché ha voluto che l'amore, che l'atto di amore, e così anche tra noi uomini, non posso obbligare uno ad amarmi se non vuole, posso fare di tutto per rendermi amabile, ma se poi nonostante tutto, nonostante mi inginocchi davanti a lui, questo non ne vuol sapere, rimane nel suo non amore, così è la vita della dannazione. Purtroppo però, non essendoci più il tempo, la scelta della dannazione è eterna, proprio perché non c'è più il tempo, non siamo più nella dimensione del tempo. Coraggio Giovanna, allora forza avanti nella nostra testimonianza, perché il mondo ha bisogno di conoscere la gioia di Dio, la gioia data che viene dalla croce, il sangue sparso per la remissione dei peccati, proprio come i discepoli di Emmaus, una volta che l'abbiamo veduto, dobbiamo rendere ragione, cominciando da quelli di casa, intendiamoci, cominciando lì, è lì che casca l'asino, è lì il difficile, però la grazia di Dio ci accompagni, sia con noi. Grazie. Sentiamo una chiamata. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Giovanna dalla provincia di Mantova. Giovanna, vai. Sono mamma e catechista. Il mio obiettivo è proprio questo, quello che mi prefisso. Sto preparando i ragazzi alla cresima, al grande sacramento della cresima, e sto leggendo con loro la cresima e oltre, perché voglio che capiscano che la cresima non è la fine, ma è il principio di un cammino vicino, sempre più vicino a Gesù. Ma l'ultima volta che ci siamo visti, un bambino mi ha detto: ma sai, ho incontrato il mio amico che ha fatto la cresima l'anno scorso, e mi ha detto: guarda, io non ci credo proprio più, sai. Dico: ma gli devi dire una prossima volta, tu non ci credi più perché forse non hai incontrato veramente Gesù, perché come ha detto lei, i discepoli di Emmaus, quando hanno incontrato Gesù, non hanno più lasciato. Mm-hmm. Sai, bisogna incontrarlo per poter dire di conoscerlo e di dire: non lo lascio più, sto con lui sempre. E quindi la cresima è oltre. Cioè, questa è la mia difficoltà che trovo anche con i miei tre figli. Ecco, cara Giovanna, chiaro, noi viviamo in un mondo, appunto, siamo contornati, come dicevo, anche nelle nostre stesse case, nella nostra stessa famiglia, da persone che non credono, o persone per i quali Gesù è uno sconosciuto, un viandante. Sì, tu puoi parlare finché vuoi, ma questa parola non mi scalda. Come fare allora, per che suggerimenti dare a chi, magari dopo aver conosciuto, oppure aver avuto una parvenza, ha fatto un passo indietro, si è lasciato sedurre dalle sirene del mondo, dalle vanità che ti dicono che il mondo finisce qui, che non c'è una vita oltre la vita, non c'è una speranza di remissione. Cosa fare? Vabbè, fare un po' come ha fatto Gesù con i due discepoli, cioè presentarsi sotto mentite spoglie, vorrei quasi dire, presentarsi come viandante, accompagnare, stare vicino a questi, chiamiamoli così, ignoranti, ma ignoranti in senso buono, e cioè coloro che ignorano, coloro che non sanno, ecco. E anche se questi sembrano dubitativi, all'inizio i discepoli di Emmaus non sono subito entusiasti, però ascoltano, anzi addirittura possono essere anche un po' irritati, perché questo dice stolti e tardi di cuore, però fanno la strada insieme. Allora, cara Giovanna, cara mamma, cara catechista, faccia la strada insieme il più possibile, poi, secondo le persone che il Signore le mette vicino, i figli, i ragazzi, i colleghi del lavoro, quelli della casa, ecco, nei nostri ambienti, camminare insieme con loro e parlare di Gesù,
dare il senso di questa lamentela, parlare di Gesù. Poi questo seminatore che semina, dieci semi vanno perduti, uno attecchisce. In effetti non tutti invitano Gesù a fermarsi, alcuni dicono sì, bello, mi interessa, non tutti, però ecco, prima o poi c'è qualcuno che dice bello, voglio conoscere, voglio fare. Il nostro compito è proprio questo, quindi guardate, la nostra parola è importantissima, perché anche a commentare i fatti della vita, i fatti nel mondo, si può dare un commento banale, normale, così piatto, o si può cercare di leggerlo alla luce invece della divina provvidenza, alla luce della presenza di Dio, sia gli eventi positivi che quelli negativi. Quindi, ecco, mettere questa parola, questa luce, attorno a noi. Poi l'altro può fare tutta la vita un cammino di lamentele e incontrarlo alla fine. Ce ne sono alcuni che invece subito si sentono scaldare il cuore e dicono sì, ho capito che la verità è qui. Altri che forse non accoglieranno mai. Non dipende da noi, noi non lo sappiamo. A noi invece il compito, quindi senza lamentarsi noi a nostra volta, perché sennò diventiamo lamentoni anche noi, senza lamentarsi che non c'è una risposta adeguata, però accompagnare, camminare. Bellissima questa immagine del viandante, è la vita. Quindi cara Giovanna, con le sue gambe, cammini di fianco a questi uomini, queste donne, questi figli, questi che sono attorno a lei, e spieghi le scritture, spieghi Gesù, parli di Gesù con soavità, con dolcezza, con bontà, con una parola appunto continuata, che non si perde mai per strada. In questo modo la luce che c'è nei suoi occhi e nel suo cuore su qualcuno arriverà a dire fermati qui con me, spiegami meglio, e allora l'incontro più bello con Gesù. Coraggio, sì. Vediamo un'altra chiamata, pronto? Pronto padre, buongiorno, sono Antonella e chiamo dalla provincia di Salerno. Le volevo fare una domanda. Proprio stamattina, comunicandomi, ho sentito proprio questa sensazione. Io ti riconosco Gesù nello spezzare il pane, quando il sacerdote spezza, ma poi quando mi comunico non avverto più quella sensazione. Allora dico, ma dove sto sbagliando? Perché finché ti vedo Gesù ti riconosco, e poi quando sei dentro di me dove sei? Dove sei? Dove sei? È una bella domanda, dove sei Signore? Ecco, è proprio quello che dicevano i discepoli di Emmaus all'inizio del cammino, dove sei? Sei finito, sei nel sepolcro, non ti vediamo più, non sei più con noi. Invece con l'Antonella noi siamo seduti alla tavola, quindi prima cercavo di dire l'immagine, quando spezza il pane e si dona e si comunica, quindi viene a me e io prendo la sacra particola e torno al posto, esco dalla chiesa, torno nella mia giornata, non importa sentire particolarmente la presenza, questo non è di nessuno, anche dei grandi santi, quello che conta è la fede con la quale adesso noi riconosciamo che quello è il corpo di Cristo, quindi quando c'è l'elevazione, noi diciamo sì Gesù, tu sei mio Signore, mio Dio, tu sei lì, tu sei il perdonatore, tu sei il giudice dei vivi e dei morti. Ecco, una volta riconosciuta la sua presenza, lui viene a noi, lasciamo fare a lui, non importa quello che le percezioni sensibili che possiamo avere, anche perché se avessimo solo delle percezioni sensibili, poi identifichiamo Gesù alle sensazioni, identifichiamo quello che viviamo con la realtà di quello che è. Invece il Signore ci chiama sempre ad andare oltre, perché la fede cresce man mano che noi la pratichiamo. Santa Teresa di Gesù Bambino diceva: io non sento nulla, ma proprio quando dico a Gesù ti amo, non sentendo nulla, lo costringo a darsi a me ancora di più, perché lo confondo. Come dire, è un atto di amore che va al di là del sensibile, ed è la fede, la pura fede, di cui Santa Teresa di Gesù Bambino fu una vera campionessa. Ed è proprio questa fede che ci salva e salva anche il mondo, ed è quando Gesù disse: quando verrà il figlio dell'uomo troverà la fede. Quindi, cara Antonella, non si preoccupi di quello che lei sente, si preoccupi di quello che Gesù vive in lei.
Gesù vuole il suo cuore, la sua anima, le sue mani, la sua attività, la sua intelligenza, ecco, per entrare nel mondo, per agire, ecco allora l'ascolto della parola di Dio. Poi dopo il carattere dei singoli può essere diverso, allora c'è quello più esuberante, c'è quello meno esuberante, non conta. Quello che conta è la presenza di Dio nel mondo, e la presenza di Dio nel mondo non è solo nella particola della Santissima Eucaristia, è nel mio cuore, e se c'è nel mio cuore si vede come se si vede, e agisce, ed è presente. Quindi è un lungo, come dire, una lunga storia di amore, che a volte ha delle punte anche sensibili, ma ordinariamente no, però Gesù vive nel mio cuore, questa è la cosa certamente più grande e più bella che ci possa essere nella nostra giornata. Sentiamo un'altra chiamata, se c'è, pronto? Eccomi. Sono Nerina della provincia di Roma. Sì. Il padre ha spiegato così bene questa mattina che mi è entrato dentro il cuore tutte queste belle parole. E è proprio vero quello che dice lei, tante volte le nostre ricadute di tutti i giorni, le nostre perdite, sono proprio da mettere in considerazione, da mettersi proprio in silenzio, perché il Signore nella vita ci mette delle persone che magari le mette proprio apposta. Guarda, io ho delle testimonianze proprio in famiglia, a me un fratello mi ha messo insieme a me e lui mi guarda, mi scruta, pure se mi guarda, dice, però Nerina hai qualcosa che proprio è una luce. Io mi commuovo perché me lo dice, però è vero, perché noi ricadiamo 100 volte al giorno, però il nostro Signore è vivo dentro di noi, è vivo nei sguardi delle persone, è vivo in qualche sorriso che facciamo, è vivo quando si accarezza un ammalato. Ecco la realtà, padre. Grazie Nerina, ma che bella testimonianza, mi sembra di cogliere dalla sua voce, ecco, anche la commozione di questa nostra sorella che appunto dice proprio la verità, Gesù è vivo nel mondo e noi ne siamo appunto testimoni attraverso gesti semplici, azioni piccole, povere, umili, appunto una carezza, un sorriso, eccetera. Un po' come si diceva prima che la azione, l'atto del cristiano viene dallo Spirito Santo, non è mai un atto puramente umano, per cui un gesto fatto con questa attenzione e tenerezza nel nome di Gesù, nel nome di Dio, porta e provoca proprio, può portare e provocare nell'altro un'accensione, una fiammella che si apre nel cuore e allora si veicola così, si trasmette così, appunto la fede, la presenza. Pensate, leggevo proprio in questi giorni ancora una volta la morte e la testimonianza di padre Kolbe, un bellissimo libro uscito da poco della dottoressa Moore di Torino, di nuovo questa dolcezza di Kolbe nel lager, questa bontà assoluta in un posto così terrificante come era un lager, ecco, ha dato la testimonianza, la presenza di Gesù. In fondo il San Massimiliano Kolbe ha fatto proprio quello che ha fatto Gesù con i due discepoli di Emmaus, cioè ha accompagnato coloro che sarebbero morti, prima nel lager, quelli che erano lì viventi, ma anche negli ultimi giorni nel bunker della fame, ha accompagnato in questo viaggio finale all'incontro con Gesù, tant'è che durante questi giorni i condannati a morte che stavano morendo di fame cantavano i salmi, pregavano, avevano perdonato i loro uccisori. Ecco cosa vuol dire accompagnare un fratello, accompagnare un uomo. Anziché lamentare la perdita, e lì altro che perdite, lì stavano morendo, lì perdevano la famiglia, perdevano la vita, perdevano tutto, eccetera. Ecco, in questa lamentela che poteva essere terribile, il pellegrino Massimiliano Kolbe cosa fa? Parla di Gesù, convince gli uomini in quanto alla fede, li convince che Gesù li sta aspettando, parlando dell'Immacolata, lui pure era un fanatico dell'Immacolata, della Madonna, quindi attraverso questa parola così bella, suadente, pensate, in pochi giorni
ha trasformato questa anticamera della morte in anticamera di vita. Bene, grazie Nerina. Sentiamo una chiamata. Pronto? Pronto? Sì? Senta, sono Anna e chiamo da Napoli. Sì? Io volevo farmi, non so se una testimonianza, ma una, va bene, comunque, io vado a messa tutti i giorni e quando esco dalla chiesa dico a Gesù, vieni con me, e secondo me io quando esco dalla chiesa il Signore mi accompagna. E' questo, perché poi ho avuto pure un'altra visione in chiesa e sono sicura che Gesù ci sta nella chiesa. Certo Anna, lui ci sta, come se non ci sta? È stato lui che ha detto, io sono con voi tutti i giorni, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. È bello appunto l'invito della nostra signora Anna di Napoli che dice, resta con me anche dopo che ti ho appunto assunto, cioè io sono stata presa da te, esco da questa chiesa, entro nella mia quotidianità, nel lavoro, nei rapporti umani, a volte così difficili, che sono causa di tante tristezze, sofferenze, combattimenti, incomprensioni. Ecco, è il percorso usciti dalla chiesa, oppure usciti dalla comunione dei discepoli di Emmaus, verso Gerusalemme di corsa, in cui Gesù non è più un estraneo, un viandante, un pellegrino, Gesù è un volto preciso, è dentro di me. E questa è la nostra vita cristiana, è la Gesù in me che diventa Gesù in te, e se lo accoglie, intendiamoci. Sentiamo, pronto? 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 Padre? Sì? Buongiorno. Ciao, chi sei? Senta, sono Cinzia da Grosseto, Cinzia Mantellassi. Sì. Da Grosseto, 49 anni circa più o meno, però sono stata piccolina. Dimmi e tutto. Ho letto il Vangelo stamattina, il Vangelo di Velata Semplici, ho scritto tante poesie grazie a Dio e vorrei dire alle persone che sono in chiesa, io quando esco di chiesa, a parte le mie cantatine che faccio anche dentro il mio cuore, e dico, mi metto davanti al tabernacolo e dico andiamo Signore, vai andiamo, e si prende spazio e si va, poi perché sono, so che ci sono anche delle cere che accompagnano il Santissimo Sacramento presente nei nostri cuori, perché Gesù va onorato da parte degli angeli naturalmente, ma è stato detto così, queste cose le so. E in quel tempo Gesù disse, ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose sapienti agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così è piaciuto a te, tutto mi è stato dato dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Gesù Cristo è vivo in ogni persona povera che si incontra, tra i poveri e tra i più poveri, in ogni persona che si trova, non drogato, è sbagliato dire così. Che si trova, Gesù Cristo è vivo in me, perché mi dà tanta gioia, perché lo vedo qui nella Sacra Sindone. Brava Cinzia, è fantastica questa Cinzia di Grosseto, che si è presentata come piccolina, non so se intendevi della statura, ma certamente anche di cuore, perché con la piccolezza hai fatto questa bella testimonianza, e riportandoci il passo dove Gesù dice ti ringrazio perché hai rivelato queste cose ai piccoli, e certo i piccoli sono quelli che la intendono meglio, i piccoli sono quelli che capiscono, conoscono Gesù e sono in grado di poi fare questi chilometri verso Gerusalemme con la gioia di averlo incontrato, per cui quando appunto anche tu ci hai appena detto quando esco di chiesa dico a Gesù vieni con me, è importante questa
unità di vita tra quello che viviamo nella liturgia, che è solenne, che è grave, che è il grande momento del sacrificio di Cristo, che è da vivere proprio con pura, possiamo dire, passività spirituale, accoglienza, eccetera. Poi inizia la parte dell'attività, però l'attività che ha le sue radici nella contemplazione della liturgia, ecco, diventa poi appunto il sopportare le persone moleste, aiutare il malato, servire i bisognosi, eccetera, eccetera. Questo da farsi con tutti, a iniziare da quelli di casa, perdonare le offese, ecco quanto è difficile, combattere le proprie passioni, eccetera. Tutto viene proprio da questo atto contemplativo che viene nella liturgia. Bello questo rimani con me. Sì, sì, è proprio da dirsi quando si esce di chiesa. Anziché chiacchierare e dire cosa si mangia oggi, è bello dire Gesù, vieni con me, ovunque io vada. Quindi in questo tempo pasquale do una bella benedizione che entri nei nostri cuori, che sia una benedizione di gioia, perché Gesù è risorto ed è vivo in mezzo a noi. Lo Spirito Santo scenda su di voi e per intercessione della Beata Vergine Maria vi benedica sempre. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.